Quello che dice Napoleone è vero, hanno parlato di politica e bisognerà vedere quali sono le risposte politiche, non le risposte poltroniste, diciamo. Se non ci saranno queste risposte poltroniste, ma solo risposte politiche, è interessante vedere che tipo di passi di lato, avanti o indietro, a seconda dei punti di vista, farà questo governo, il quale, fra parentesi, io vorrei dire che il modo migliore finora, secondo me, per ascoltare Conte quando parla è quello di spegnere l'auricolare, di sentirlo muto, perché intanto per 3 mesi ci ha detto insieme a 300 consulenti quello che ci diceva la nonna, praticamente, cioè di lavarci le mani prima di andare a tavola, di non sputare addosso alla gente, di stare un po' distanti, non mettersi. E soprattutto fare molta attenzione. Gli italiani si sono spaventati, hanno avuto paura e quindi il loro anarchismo naturale è diventato costituzionale, cioè è diventato una regola. Va bene, detto questo, fase 2, scarichiamo tutto sui governatori. Quindi, diciamo, gli atti di governo si riducono a poco. Il voto di oggi, se terrà conto delle scelte politiche invece fatte, saranno fatte politiche, sarà un voto probabilmente che manterrà il ministro dov'è. Poi c'è questo gigantesco problema della giustizia che molti giornali importanti si ostinano a ignorare, ma che invece è gigantesco perché. Quando un grande magistrato come Spataro, ecco, dico uno che è fuori non è emerso per ora da nessuna mail, dice ha ragione la Casellati, lo scontro di Matteo Bonafede è molto grosso e soprattutto il CSM deve intervenire, dovrebbe intervenire, ecco, io penso che il CSM, che è stato muto finora, dovrebbe intervenire perché è A prescindere, gravissimo. diciamo, da quello che sta accadendo in Parlamento. Allora, io ringrazio Giovanni Minoli e giro e